Anche quest'anno la festa della Madonna della Stella, che si festeggia il 7 e l'8 maggio a San Costantino Albanese, ha visto la piazza principale gremita di gente. Per celebrare la protettrice della comunità Arbrescia sono accorsi tanti fedeli, ma soprattutto tanti curiosi, giunti chi per la prima volta e chi perché piacevolmente impressionato nelle scorse edizioni, per assistere alla tradizionale esplosione dei Nuzasit, pupazzi di cartapesta fatti saltare in aria in onore della Madonna. Dopo la messa celebrata rigorosamente in rito bizantino dal vescovo dell'eparchia di Lungro, Sua Eccellenza Donato Oliverio, la statua della Vergine è stata portata davanti al palco e all'improvviso il confine tra il sacro e il profano è diventato così sottile da risultare invisibile. Ad uno i Nuzasit, raffiguranti personaggi della tradizione Arbrescia, hanno cominciato in ordine, prima i fabbri, poi il pastore, la donna e infine il diavolo, a girare su se stessi, creando i suspense tra il pubblico fino al voto finale. I pupazzi sono riempiti con polvere pirica e razzi che generano il moto che culmina con l'esplosione. La sera prima è la volta del cavallo col cavaliere, che viene fatto esplodere sempre nella piazza principale. Un appuntamento suggestivo, quello che ogni anno rivive nel piccolo borgo albanese. La Madonna viene portata poi a spalla fino al suo santuario, ubicato nella parte alta del paese.